Con l'Europa. Lei stesso, in un altro suo viaggio nelle trincee del Nord-Est, in un DVD che si chiama L'albero delle trincee, ha potuto constatare come ci sono dei lavoratori trasfrontalieri che restaurano le trincee, per esempio sloveni che restaurano trincee italiane, austriaci che restaurano trincee italiane e viceversa. In questo caso le montagne non dividono, quindi. Allora, la montagna è una cosa a sé, cioè la prima guerra mondiale è stata in gran parte una guerra di pianura e di colline basse. Il fronte italiano ha questa caratteristica unica al mondo, cioè è il fronte molto più montagnoso, molto più roccioso, ed è il fronte dove esiste una la guerra ha un elemento spaventoso particolare, cioè nelle montagne, nelle valli come quelle sotto il Pasubio o sotto Asiago, l'Ortigara, questi luoghi qui, o anche in Dolomiti, l'elemento acustico di questa guerra è particolarmente impressionante, cioè lì un colpo di granata non rimbomba una volta sola, ma rimbomba 5, 6, in certi casi anche 10 volte. Proprio per come il tappum del moschetto, che in realtà è anche un doppio colpo, perché si sparava sempre due volte con il cecchino, sparava spesso due volte, ma anche c'era il fatto che il rumore arrivava dopo il passaggio del proiettile. Quindi senti, che era il passaggio del proiettile, poi pum, che era il colpo che arrivava. Quindi c'era questo elemento della guerra di montagna che era particolare. Raccontavo proprio quando lì sono avvenute cose che in tutti gli altri fronti sono impossibili. Per esempio, capitava che siccome gran parte delle truppe che combattevano su queste montagne venivano da lontano e non avevano la minima idea di come fossero fatte queste montagne, fosse indispensabile servirsi di guide di montagna o di alpini o di alpenjäger di quelle zone che le conoscevano bene. Però questo cosa comportava? Che le guide di Dobbiaco conoscevano perfettamente le guide di Feltre, perché si incontravano sulle stesse montagne e fino a qualche mese prima avevano portato spesso gli stessi clienti. Quindi spesso capitava che tra di loro si chiamassero. Quando un alpino italiano, buttando una grande pietra giù da un dirupo, ha ucciso la guida di Sesto Pusteria, Sepp Innerkofler, gli alpini hanno portato il corpo e l'hanno vegliato per due giorni prima di restituirlo agli austriaci, proprio perché c'era questo grande senso di cavalleria nei confronti del nemico, ma questo era tipico della guerra di montagna, mentre la guerra di pianura era una guerra schifosa di fango, di attesa, di bombardamenti continui. Noi abbiamo perso la percezione di che cosa significava vivere per giorni, ore continue sotto questi bombardamenti. Cioè, era come se delle grandi locomotive infuocate attraversassero il cielo. Era come se da una bocca deforme di un gigante uscissero attraverso dei rutti spaventosi dei pezzi di carne umana. È difficile, soprattutto questo elemento acustico, questo continuo rimbombo che ti terremotava l'anima prima ancora che i timpani, era tale che quando la guerra è finita gli inglesi hanno messo in circolazione un disco che si chiamava The Silence, il silenzio, ma la cosa interessante era che il disco non conteneva nulla, si sentiva solo il grattare del vinile, perché il disco era effettivamente il silenzio. Ha venduto 1 milione di copie a celebrazione proprio di questo desiderio spaventoso che sull'Europa tornasse il silenzio dopo anni e anni di tuono. Per darvi un'idea di che cosa
era il rumore di questi bombardamenti, vi dico solo questo. Un Alpenjäger della Val Venosta, quindi Alto Adige, morto una decina di anni fa all'età di 105 anni, queste vecchie croste, se non morivano in guerra duravano chissà quanto, e ha raccontato in un'intervista, ovviamente in lingua tedesca con forti inflessioni dialettali della Val Venosta, che io ho sentito, ha raccontato i propri ricordi, no? Ma ce n'era uno in particolare che a me sembrava inverosimile, cioè questo dice che dall'alto del Cevedale o dell'Ortles, non ricordo, in ganz windstillen Tagen hörte man Kanonendonner des Isonzo, cioè dice che nei giorni assolutamente privi di vento e quindi di assoluto silenzio nelle montagne si poteva sentire il tuono dei cannoni sull'Isonzo. A me sembrava impossibile, ma una guida mi ha spiegato che allora il silenzio dei cieli privi di jet, privi di aerei, le valli prive dell'eco dei motori, eccetera, il mondo era immerso in un silenzio quasi da bella addormentata nel bosco, no? Per cui in questo assoluto silenzio tu potevi sentire anche dei bombardamenti che avvenivano a 350 km in linea d'aria dal punto dell'ascolto. Ecco, mi pare che ho divagato in modo scandaloso, ma scusatemi, ma ho talmente tante di quelle cose da dire. Questi viaggi che ho fatto in tutti i fronti d'Europa e poi soprattutto nel fronte dove ha combattuto mio nonno dalla parte russa e quello italiano, mi hanno completamente cambiato, perché pur avendo letto tanti libri sulla Grande Guerra, finché non sono stato sui posti, finché non ho dormito in quei posti, perché dormire è l'unica condizione per la quale tu veramente puoi entrare nei luoghi, tu capisci i luoghi e ne recepisci l'energia che hanno nascosta, lo puoi capire soltanto se dormi nei luoghi. Di giorno è un'altra cosa. Ecco, io sono tornato da questo viaggio completamente cambiato, proprio perché avevo il mio viaggio, di più andava avanti, più diventava un dialogo con queste ombre, un dialogo diretto con le quali avevo la sensazione di avere un rapporto sempre più intimo e sempre più forte. E sono tornato, forse la mutazione più forte che uno ha quando si occupa di queste cose è che poi la vita ha un gusto molto, molto più forte. Cioè quando tu passi una notte nel temporale sotto l'Ortigara e nella tua tenda piove e tu non vedi l'ora di alzarti al mattino, e poi la mattina dopo il gusto di un caffè, di una fetta di pane o il canto di qualcuno in una tenda vicino ha un sapore, un gusto infinitamente superiore. Quindi diciamo è strano che mi c'è voluto di andare oltre la linea d'ombra per imparare proprio un gusto della vita che forse prima non avevo. Anticipo